Sì, certamente, perché non dobbiamo dimenticare che a fronte dei 10 milioni di persone pienamente vaccinate, ne abbiamo 20 che aspettano la seconda dose e non è sicuro che arrivino in tempo, cioè non vorrei che tutte queste dichiarazioni che fanno i grandi responsabili della sanità, sul fatto che si può dilazionare, eccetera, non siano dovuti soltanto Alla al carenza di fatto dosi. che c'è difficoltà nel reperire i vaccini. Però appunto non dimentichiamoci che abbiamo 20 milioni per la seconda dose e abbiamo 30 milioni di italiani che non sono stati ancora neanche vaccinati con la prima dose. Quindi non è che questo ci assicuri che il virus se ne stia tranquillo. Il virus continua a circolare, certamente siamo tutti contenti di vedere che i numeri decrescono, che diciamo, le ospedalizzazioni sono diminuite, che la stessa mortalità è diminuita, però non siamo ancora al livello in cui si trova per esempio l'Inghilterra, Cioè, siamo non ancora siamo ancora in una lontani da situazione questa di tranquillità situazione. tale per cui si possa parlare di togliere Esatto, nell'immediato le mascherine. ma poi lei ha visto anche in questi filmati che la gente fa finta di portare la mascherina, ma in realtà non, la mascherina non è mai al posto giusto. E per non parlare di tutti quelli che poi la mascherina non ce l'hanno. C'è un eccesso di affollamento e diciamo questo è pericoloso, dobbiamo dirlo. Poi dobbiamo fare in modo che la gente, questo diciamo è proprio una mancanza di informazione, la gente deve sapere che andremo verso la normalità se tutti faranno quello che devono fare, altrimenti le cose non saranno così semplici. Cioè, se si vaccineranno e Poi rispetteranno diciamo le c'è regole. tutto il Aspetti, problema. professore, perché lei ha parlato del tema degli ospedali e della tenuta degli ospedali. Si registrano